Miguel, ti confesso che mi fa molto piacere quello che mi hai detto. Perché io non posso continuare a nasconderlo. Io ti amo, sì. Però non sono per niente sicura dei tuoi sentimenti per me. Mi capisci? Alina, tu lo sai che ti sono molto affezionato. E che mi trovo molto bene con te. Sì, beh, però anche due amici stanno molto bene insieme e provano affetto. Alina, ascoltami. Non rendere le cose difficili. Lo sai che cosa sento per te? Non chiedermi di mentire, non voglio giocare con i sentimenti. Se io sto impegnando la mia parola, è perché lo voglio, dovresti saperlo, Alina. Certo, però tu mi stai proponendo un matrimonio. Non stai parlando di uscire a divertirci una sera. Capisci? Il matrimonio è qualcosa di molto serio. Bisogna pensarci bene prima di fare un simile passo. Io sono molto sicuro. Già, però non mi ami. Però ti voglio amare. Voglio amare te come voglio amare i figli che avremo. Insieme affronteremo il futuro. Io sono disposto a fare tutto. Tutto quanto servirà per renderti felice. Ma non sarà stata la malattia di tua madre a farti decidere? Può darsi. Mi sarei comunque deciso a chiedertelo, Alina. Anche se non subito. Ho riflettuto parecchio. E mi sono accorto di essere immaturo. E anche molto, molto egoista. Ho passato tutta la mia vita pensando a me stesso. E a nessun altro. E non è giusto, Alina. E sempre riflettendo, mi sono reso conto che ero molto felice prima di conoscere Nora. E voglio tornare ad essere un uomo felice. Felice a fianco di una persona che mi capisce, che mi rispetta, che mi vuole bene, che desidera vivere accanto a me. E poi, vedi, io non potrei sposare Aurora solo perché lo vuole mia madre. Sarebbe come non avere rispetto per me stesso, per la mia dignità. Con te è diverso, Alina. Perché tu sei una persona diversa. E so che potremmo essere felici insieme. Ne sei sicuro? Sì. Bene. Però se decidessimo di sposarci, allora... Allora io dovrei innanzitutto ottenere il divorzio da mio marito, perché... Miguel, io voglio che sia tutto... Beh, perfettamente legale. Certo, certo. Anch'io voglio che tutto sia legale. Deve essere così. Beh, possiamo cominciare a... Vedi, io non... Non ne so molto di queste cose, però... Però, se tu sei d'accordo, potremmo... Certo. Certo che sono d'accordo. Può darsi che la lettera non sia di Francisco. Forse è soltanto un falso. È facile falsificare una firma, non ti pare? Questa lettera è di Francisco ed è stata spedita da Buenos Aires. E va bene, ma dov'è il problema? Sarà ritornato. È andato in un hotel e si è messo a spedire lettere a tutti. Gli piaceva scrivere. Oh, mamma, non l'hai letta. Ci sta chiedendo aiuto. Oh, ma dai, Nora, non puoi dirmi questo, non vorrei credergli. Quando mai nella vita Francisco ha chiesto aiuto a qualcuno? Nora, per favore, ancora non lo conosci. Vuole soltanto che tutti quanti dipendano da lui e soprattutto tu. Vuole il tuo perdono, lo conosco bene, quel vecchio tricheco. E se non fosse così? Forse gli è successo qualche cosa, non lo so. Forse lo hanno rapito, sta male, sì, sta male, come dice Giulio. Eccola, eccola, sei la solita scema, ti stai già preoccupando. E lasciateci in pace, chi sarà adesso? È Giulio, mamma, è Giulio, vai ad aprire per piacere. Ah, a proposito, questo è un candidato di lusso, Nora, è un medico, avremmo le cure gratis. Ma lo sai quanto costa oggigiorno farsi curare, eh? Già, ma queste cose tu non le capisci. Impossibile.
Buonasera. Come va, Dulce? E Nora? Nora sta bene, sono io che non sto molto bene. Ho un dolorino qua, non ho una buona medicina, magari quei campioncini gratuiti. Dopo glielo do, permesso. Sa, quelli mignon. Ciao, Nora. Ciao, Giulio. E la lettera? Sì, è questa. Allora, che cosa ne pensi? Ne abbiamo già parlato, Nora. Non devi innervosirti. E poi ho già avvisato l'agenzia investigativa. Ma Giulio, dimmi come faccio a stare tranquilla se Francisco manda queste continue richieste d'aiuto. Per quale motivo pensi che sia lui? E perché no? Chi altri potrebbe essere? Avanti. I sequestratori sono loro. Prima scrivono... No, prima lo rapiscono, poi scrivono le minacce, poi chiedono il riscatto. No, prima scrivono delle lettere, poi chiedono il riscatto. È tutto così no, chiaro. No, questo è assurdo, per favore. L'unica cosa assurda è pagare il riscatto. Tu stai tranquilla, Nora. Mi occuperò io di tutto, eh? Sistemerò tutto quanto. No, no, io non posso restare qui seduta senza fare niente aspettando che tu risolva da solo tutta questa faccenda. Io devo fare qualcosa. Chi vuoi chiamare? Ascoltami, faccio quello che avrei dovuto fare subito. Chiamo la polizia. Non perdere la testa, la polizia non può fare niente. Ma insomma, mi vuoi spiegare perché non può fare niente? Perché no? Senti, una persona è scomparsa, non è vero? Sì. E qualcuno dice di essere minacciato. E allora che cosa dovremmo aspettare? Che a quella persona che è scomparsa succeda qualche cosa o che dopo le minacce qualcuno venga davvero ammazzato? La catastrofe è completa. Sì, sì. Sì, signore Remedios, l'ascolto. Ah, sì. Va bene, non si preoccupi, molto bene. No, signora, si immagini, non ho nessun problema. D'accordo. Allora, per cortesia, gli dica se possono passare domani al negozio. La ringrazio. Cosa c'è? Cosa voleva? Ah, hanno chiamato la polizia, è già a casa loro. Saranno tre settimane circa che mio padre è partito per Cordova senza avvisare nessuno. Noi sapevamo che il medico gli aveva consigliato di riposare, quindi eravamo tranquilli. Però il tempo passava senza che lui desse notizie e adesso è arrivata questa lettera e così abbiamo pensato di avvisarlo. Scusami, Kike, però hai tralasciato una cosa importante, non ti pare? E l'altro giorno, Amalia, la nostra cameriera, ha trovato un proiettile proprio su quel mobile. E sul proiettile era inciso il nome della moglie di mio padre. Capisco. Suo padre è divorziato e risposato? No, era vedovo e poi si è risposato. E dove sarebbe la sua attuale moglie? Ah, dottore, vede, quella donna è sparita e io sono sicura, sicura che è lei la responsabile di questo imbroglio. Dai, nonna, non dire così. Lo sai bene che Nora non c'entra. Sarà, ma lascia che il signore indaghi e poi ne riparleremo. Mi scusi, ma io devo sapere perché se n'è andata la moglie di suo padre. Per i soliti problemi tra moglie e marito. Vede, Nora se n'è andata un giorno prima che nostro padre partisse per Cordova o che scomparisse. Sì, sì, è proprio per questo. Noi pensavamo che avesse bisogno di stare un po' da solo perché era molto depresso. D'accordo, ma quando ha spedito la lettera, suo padre non era a Cordova. Sì, sì, e le ripeto che noi non sappiamo niente perché le ultime notizie le abbiamo avute... tramite il dottor Giulio Nogueira, che è il medico di papà e un amico di famiglia. Avrei bisogno. Però il dottor Nogueira aveva detto che nostro padre ci avrebbe fatto sapere dov'era. Vorrei avere l'indirizzo di questo medico, per favore. D'accordo. Amalia, guarda nella mia agenda e dai l'indirizzo al signore. Sì, subito. Avrei bisogno di parlare al più presto anche con la moglie di suo padre. Va bene, non c'è problema perché gli ho già parlato e ha detto che è a sua disposizione. Dottore, potrebbe dirci che cosa ne pensa lei? Beh, non posso ancora fare ipotesi. Ho appena cominciato a indagare, quindi non saprei. Sì, sì, d'accordo, però il proiettile, la lettera, la scomparsa di papà. Le ripeto che siamo solo all'inizio delle indagini e se io le dicessi che suo padre è stato rapito, mentirei perché non ne ho le prove. Ma anche se le dicessi che si sta nascondendo, azzarderei soltanto delle ipotesi, perché vede, per assurdo, suo padre... potrebbe avere l'intenzione di vendicarsi, ma almeno per il momento non ho prove per affermarlo con certezza. Francisco vendicarsi? Ma che cosa dice? No, no, è solo un'ipotesi, signora, nient'altro. Che cosa volevo dire? Ah, ecco. Solo una domanda. Vostro padre è una persona normale? Ma certamente che mio figlio è una persona normale, ma che cosa sta cercando di insinuare? Niente, signora, soltanto che ci sono delle persone che di fronte al fallimento del matrimonio reagiscono male e compiono delle azioni che normalmente non compirebbero mai. Senta,
Senta, signor commissario, io l'ho fatta chiamare perché lei deve indagare sulla scomparsa di mio figlio e non per ascoltare delle stupide congetture. E il suo compito è trovare i colpevoli. Francisco, non posso vederti piangere di continuo. Ma la polizia sta per trovarmi, Gladys, vedrai, mi arresteranno. E io non potrò vedere mai più la mia Norita, mai più. Francisco, vuoi che ti aiuti? Sì, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Va bene, Francisco, allora voglio sapere tutta la verità. Che verità? Dimmi il nome della persona che hai ucciso. Dimmi, Francisco, tu hai ucciso qualcuno? Sì. Voglio sapere il nome della persona che hai ucciso. Mamma, perché hai voluto alzarti a tutti i costi? Per favore, Miguel. Non sai cosa ha detto il medico? Ma io volevo fare almeno due passi, arrivare a sedermi lì, ecco, soltanto questo. D'accordo, fai pure due passi, siediti lì se vuoi, ma dopo devi ritornare immediatamente in camera tua. Mamma, bene. Hai bisogno di riposo. Miguel Angel, adesso io sto bene. Andiamo, 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 mamma. Eccoci qui, ora ci sediamo. Ti vedo molto preoccupato. Non sai la paura che ci hai fatto prendere. È per questo motivo che insisto, mamma. Tu ti devi riguardare. Io mi sono sempre riguardata, Miguel. L'attacco non è stato causato dalla fatica. È dipeso da un'altra cosa. Ti prego, mamma, non farmi sentire più colpevole di quanto già non mi senta. Oh, Miguel Angel, io non voglio che tu ti senta mortificato. Lo so che non è colpa tua. Non sei andato a cercarla a casa sua. È lei che è venuta in casa tua, Miguel. Ma perché non ti lascia vivere in pace con la tua famiglia? È stata lei a farmi venire questo attacco, tu non ne hai proprio colpa. Mamma, su, tu va bene, su, calma, tranquillizzati, mamma. No. Ti prometto che lei non metterà più piede in questa casa, lo giuro. Posso crederti, Miguel? Ma certo, sarà così perché tu non puoi avere degli altri dispiaceri. E io ti assicuro che da parte mia non ne avrai mai più nessuno, per tutta la vita. Ah, figliolo, se questa cosa fosse vera. Se tu smettessi di vederla, se non ti incontrassi mai più con quella donna, e se lei ti lasciasse vivere in pace, sì, riusciresti a non pensare sì, più a sì, lei. Sì, non devi tu più pensarci, mamma, non ci pensare più, te l'ho promesso. Questa storia ormai è finita, definitivamente chiusa. Lei ti aveva trasformato. Tu non eri più mio figlio, il mio Miguel Angel. Promettimi, per favore. Promettimi che non cercherai mai più di rivederla. Te lo prometto, mamma. Quello a cui devi pensare è che devi cercare di essere davvero felice. Devi pensare alla tua vita. Sposarti con Alina, che è una ragazza meravigliosa, che ti ama molto, quanto a me. Sì, mamma. Devo pensare anche a te, lo so. Vedrai, penserò sempre a te e per favore non agitarti. Non ti fa bene. Io tornerò ad essere il vero Miguel Angel. Quel Miguel Angel di cui tu eri tanto orgogliosa. Ah, ti devo dire ancora un'altra cosa. Cosa? Mi sposerò con Alina. È proprio vero? Te lo giuro. Ne abbiamo già parlato e ormai è deciso. Ma sei sicuro di quello che fai, Miguel? Tu la ami davvero? Tu lo sai, io desidero solo la tua felicità, figliolo. Sì, mamma. Stai pure tranquilla, andrà tutto bene. Io sarò molto felice.
molto felice. Ecco, tieni, queste sono tutte le bollette da pagare, Juan Carlos. Mm-hmm. E poi questi sono gli assegni da depositare. Sì, vabbè. E devi anche dire al ragioniere che voglio vedere al più presto il preventivo, sì, quello della campagna pubblicitaria. Va bene. Mi scusi, signora Nora. Sì? C'è fuori un commissario che vuole parlare con lei. Ah, sì, per favore, lo faccia passare, Elvira. Ci sono dei problemi? Non ho nessun problema, potete andare voi due. Prego, dopo di lei. Sì? Ah, sì. Sì, certo, volevo parlare con lei. Vede, il fatto è che... sì, ne ho bisogno. Perché mi mancano diverse taglie, capisce? Sì, lo so, però io non posso aspettare ancora molto. E poi, lo sa, l'esclusiva è mia. No? No, no, senta, mi scusi. È che lei deve rispettare le consegne. Sì, ma le ripeto che il problema vero sarebbe se lei non riuscisse a starmi dietro con le consegne, non crede? Va bene. Sì, d'accordo, però una settimana e non di più. Va bene, grazie. Arrivederci. Permesso? Prego, si accomodi. Grazie. Buongiorno. Salve. Ma la prego, si sieda, molto piacere. Piacere di conoscerla, signore. Bene. Credo che lei sappia già di che cosa si tratta. Sì, sì, certo. Senta, signor commissario, è arrivata questa lettera a casa di mia suocera. È arrivata ieri. Mi permette? Ecco, io non so se lei è stato informato del... sì, della storia del proiettile, sì, di tutto il resto. Sì, signora. Senta, commissario, non è che stia sospettando di mio marito, questo no. Ma sono molto preoccupata per quello che succede. A che cosa si riferisce? A tutta questa storia, al proiettile, alle lettere. Non lo so se le hanno raccontato tutto. Sì, però vorrei sentire la sua versione. Ecco, io purtroppo posso dirle solamente una cosa. Mio marito se n'è andato di casa. Ed è già più di un mese che non dà sue notizie. E non le ha detto dove è andato? È andato a Cordoba, ospite di un amico, il dottor Giulio Nogueira, senza avvisare nessuno, senza dire niente. E da quando se n'è andato dalla casa di Giulio, un po' di tempo fa, noi abbiamo perso le tracce, non abbiamo più saputo niente di lui. Signora, in questi giorni lei non ha mai parlato con suo marito, non ha avuto notizie? No. Com'erano i rapporti con suo marito? Beh, ecco, veramente non erano molto buoni. Vivevate insieme? Sì. Sì, però io lo avevo lasciato prima che lui partisse. Allora era tutto finito. Sì, sì, è così. Ah, le chiedo scusa per la domanda indiscreta. La rottura del vostro matrimonio è stata causata da una storia di suo marito con un'altra donna di cui lei è venuta a conoscenza? Con un'altra donna, dice? No. Perché è così sicura? Beh, ecco, vedo perché... è perché io credo di conoscere molto bene Francisco. E lei? Io? Io cosa? Signora, le sto chiedendo se lei per caso ha una relazione che potrebbe aver fatto ingelosire suo marito. No, no. No, no, assolutamente. Bene. Molto bene, signora. Allora continueremo a cercare. Mi scusi. No, aspetti, mi scusi, signor commissario, voleva solamente questo, perché vede, io veramente, io sono molto preoccupata, non so che cosa pensate di fare, signor commissario. Vede, signora, stiamo lavorando. Ci avete chiamato per denunciare una sparizione. Ebbene, stiamo indagando. Certo, capisco, però lei crede che riuscirete a ritrovarlo al più presto, oppure che... Non posso ancora dirle niente. Ci sono casi difficili da risolvere, altre volte è tutto più semplice. La cosa più importante è che ci diate delle informazioni. Questo serve per facilitare le nostre indagini. Sì, capisco, certamente. Bene, commissario, io le sarò molto grata se lei vorrà telefonarmi per darmi notizie. Può farlo in qualsiasi momento, le assicuro. Ci rivedremo presto, signora. Grazie. Stia tranquilla. Sì, molto gentile. Mi scusi, signora. Sì?
È lei la responsabile del negozio, del conto in banca e dei beni? Sì, sì, ho assunto io la responsabilità del negozio perché, beh, purtroppo non c'erano più soldi in banca e l'azienda era molto in crisi, per cui bisognava darsi un po' da fare. È chiaro. Buongiorno. Arrivederci. Abbia pazienza, torno subito. Permesso, eh? Lo hai visto? Quello che è uscito è un poliziotto. Senti, secondo me l'hanno rapito. Cosa vuoi che ti dica? Ma no, secondo me ha fatto tutto da solo. Come ha fatto tutto da solo? Ma perché? Ma è chiaro, perché tutti si preoccupino per lui. Non lo conosci forse, Don Francisco? Francisco. Ma silenzio, silenzio! Ascoltami, sono venuta di corsa dal negozio. C'è proprio la scena in cui il marito sta per scoprire sua moglie in compagnia dell'amante. Che imbecille, ma perché non ha portato una pistola con sé? Francisco, la polizia è venuta a cercarti in negozio. Che? Sì, è venuto un commissario della polizia a cercarti in negozio, a chiedere di te. Lo sapevo. Francisco, dimmi il nome della persona che hai ucciso. No, io non ho ucciso nessuno, io non confesserò niente, non sono stato io, non ho fatto niente, no. Si accomodi, commissario, come va? Mi scusi se lo disturbo. Prego. Permesso. Si sieda. Grazie. Posso offrirle un caffè? No, grazie, l'ho appena preso. Mi arresta subito o ho diritto a una telefonata? È stata arrestata altre volte, dottore? No, commissario. Beh, lei voleva farmi qualche domanda, non è vero? Sì, dottore. È molto tempo che conosce il signor Francisco Gomez Mercado. Fin da ragazzo. Siamo sempre stati ottimi amici. Quindi lei è già informato della scomparsa, della storia del proiettile, delle sue richieste d'aiuto? Sì, sì. Bene. Lei sa dove si trova adesso? Francamente non lo so. Vede, commissario, Francisco era... E come dire, molto sconvolto, molto preoccupato. Io gli ho consigliato di riposarsi un po' nella mia casa di Cordova, ma dopo una settimana non ho più saputo niente di lui. I custodi mi hanno detto che se n'era andato e, bene, ne so quanto lei, commissario. Certo. Sa qualcosa della sua separazione? Perché la moglie l'ha lasciato? Vede, era una cosa quasi inevitabile, no? Lei saprà che tra loro due esiste una grande differenza d'età. Ed inoltre, dopo quella disgrazia, Francisco è rimasto impotente. Lo so, ne ero a conoscenza. Questo fatto ha alterato la mente di Francisco, per questo gli ho raccomandato di prendersi un po' di riposo e anche una terapia di sostegno, che lui non ha voluto seguire. Certo. Quindi lei, dottore, mi sta dicendo che il signor Francisco è come ammalato, è da curare. Io direi che il caso di Francisco si potrebbe classificare come un caso di paranoia, che lo rende particolarmente pericoloso. Questo significa che, secondo lei, la storia del suo sequestro, il proiettile, le lettere, sono soltanto delle sue invenzioni. Sì, sì, è così. Francisco non si rassegna a perdere sua moglie e così ha pensato di inventarsi questa faccenda per farla tornare da lui. È chiaro. Allora lei pensa che non ci siano dei colpevoli in questo sequestro, nella sparizione? No, commissario, glielo posso assicurare. E mi dica, dottore, lei ha degli interessi per la signora Nora? Io rispetto il vincolo del matrimonio. Che io sappia, no. E se anche esistesse, non sarebbe importante. Io le ho già descritto il quadro clinico di Francisco. Certo. Questa è la sua opinione, dottore. Ora devo farmi la mia. Io non ho fatto niente, non sono stato io su. Va a chiamare, va a cercare Giulio e quando l'avrai trovato digli tutto, fallo venire da me. Ascoltami, Francisco, se tu dici che non hai fatto niente, perché hai tanta paura? Perché no, fai così? No, io a te non voglio dire niente, c'è già un testimone contro di me e a te io non confesserò mai niente. Ma io voglio soltanto aiutarti. Allora fa venire Giulio, tu non mi servi a niente. Ma perché non hai fiducia in me? Perché ho fiducia soltanto in Giulio e non in te. Ho fiducia in lui perché è l'unico che mi aiuta, è l'unico. Va a cercarlo e portami anche Norita. Portami Norita. Norita, dove sei, Norita? Norita, perché?
Voglio vedere. Dai, Francisco, non... Norita. Francisco, guarda, ascoltami. Guarda com'è ridotto Francisco per colpa tua. Francisco, ascoltami, Norita. Non puoi continuare così. Perché non andiamo via, Vieni da me, vieni. Perché dovremmo andarcene? Dove possiamo andare? Troveremo un posto. Senti, Francisco, un'idea. Andiamo in un paesino di campagna. Prendiamo un treno, vuoi? Così tu sarai più tranquillo. Ti riposerai, caro, altrimenti finirai con l'impazzire. Tu vuoi separarmi dalla mia Norita? È questo che vuoi? Io non vengo. Non parto con te. Non voglio... Francisco, io voglio solo aiutarti. Per questo ti chiedo di partire. Francisco, impazzirai. Io sono già impazzito. Io sono pazzo. E la colpa è soltanto di quei due. E allora, come va, eh? È vero o no quello che si dice? Che hanno rapito Don Francisco? Sì, è vero, sì. E vogliono 10 milioni di dollari per il riscatto. 10 milioni di dollari? Mm-hmm. E come farete? Beh, domani pagheremo, è ovvio. Ma in un giorno solo riuscirete a raccogliere 10 milioni di dollari? Sì, perché? Ti sembra poco? No, no, è una bella somma, però secondo me... Perché in ogni caso non so se siete d'accordo con me. Ascoltami bene, Basilio. Sì? Io non vengo qui per ascoltare sempre i tuoi discorsi idioti. Quindi, per favore, lasciaci stare un po' in pace e da soli. Sì, sì, certamente. E questo sorriso idiota chi gliel'ha insegnato, hai visto? Ah, lascialo stare, ignoralo. Allora, senti, che cosa ha detto la polizia di questa faccenda? Niente, niente, niente di nuovo, non ci ha detto niente. Ma come può essere? Dimmi una cosa, hanno controllato negli ospedali? Sì. No, perché magari sai... Sì, Kike aveva già controllato di persona. No, guarda, se questa è una trovata del vecchio per farci preoccupare per lui, io... Te lo giuro, Juan Carlos, non gliela perdonerò mai, mai. Calma, Marina, è tuo padre, no? Sì, ma solo perché all'anagrafe figuro come sua figlia, solo per questo e non di fatto. Non stai esagerando. Ma tu, perché pensi che per me sia tanto difficile esprimere i miei sentimenti? Che mi vergogni a piangere, che... Senti, come non detto. No, invece hai detto molto. Continua, dai, su, racconta. No, no, sono cose molto intime, io non... Marina, parla. Ti farà bene. Coraggio, su. Vedi, il giorno in cui io racconterò queste cose, il giorno che qualcuno mi vedrà piangere, sarà un giorno molto speciale, perché vorrà dire che mi sono innamorata, capisci? E tu vuoi innamorarti? No, no, no. No, non voglio soffrire ancora, no, io non... Io non voglio dover mendicare un bacio o una carezza come quando ero bambina. Ma no, no. Non si può vivere in questo modo. Amare ed essere amati fa parte della vita. E ti dirò di più, è la cosa più importante della vita. Sì, d'accordo, va bene, sarà anche così, ma fino adesso non l'ho trovato tanto importante. Sai chi è stata l'unica persona che mi ha dimostrato affetto e per la quale anch'io provo qualche cosa? È stata Nora. È incredibile, no? Perché è una persona estranea alla famiglia. Sì, è un'estranea. Sì, però questo non succede solo a te. Capita a moltissima gente. Già. Bene, ora devo andare. E senti, dopo che ci siamo visti l'altro giorno, che cosa hai pensato? Oh, niente. Anche per me è difficile parlare di certe cose. Ciao. E ti ha chiesto se avevi un altro uomo? Ma sì, certo, Rita, è normale. Quando tu chiami la polizia e loro ti interrogano, anche se a volte è difficile, bisogna sempre dire tutta la verità, altrimenti non servirebbe a niente. E tu gli hai detto che stavi con Miguel Angel? Ma cosa dici? Io non sono mai stata con Miguel Angel, Rita. L'unica volta che ci siamo incontrati è stato a casa tua, ti ricordi? Ma veramente tra noi non c'è mai stato niente. Lui non era il mio amante, non... Ma lo sai, ti ricordi, no? D'accordo, Nora, ma... In fondo tu hai lasciato Francisco perché ti eri innamorata di Miguel Angel. Ah, no, ma Rita, come fai a dire queste cose? Scusami. Tu lo sai perfettamente.
O forse non hai mai capito niente di quello che ti ho detto. Ma sì, lo so che quella casa era un inferno e non la sopportavi più. Però non puoi negare che Miguel Angel ha avuto un ruolo determinante nella tua scelta. Ma sì, può essere che lui abbia influito e che sia stato la causa, o meglio una delle cause che mi hanno spinto, però... Rita, non deludermi anche tu. Se penso che la mia unica amica non mi ha ancora capito, ma... allora io... No, non prenderla così, io pensavo che... Lasciamo stare. Almeno tu sei riuscita a raggiungere un minimo di serenità, anche se sei sola, mentre io... Hai dei problemi con Giorgio? Problemi, dici? Mi ha solamente detto che lui non può rinunciare ai suoi figli per me e che non vuole farmi del male. Sono disperata. No, per favore, non devi fare così. Ti prego, Rita. Ma io lo amo, Nora. Giorgio, lo amo sul serio. Ma lo so che lo ami. Basta guardarti. Però se lui non ti ama, non merita neanche che tu soffra così. Cerca di reagire, Rita, ti prego, per l'amor di Dio. Se non ne vale la pena, perché pensi ancora a lui? È tanto facile smettere d'amare. Per quanto mi riguarda, è quasi impossibile. Ma che bella sorpresa. Paolina, hai visto il tuo fidanzato con la signorina Elvira? Come sta? Ma certo, ci avevano avvisato. Su, non restate in piedi. No, non lì, Elvira. Si sieda sulla poltrona perché i fidanzati devono restare vicini. Grazie, no? Donna Remedios. Devo servire il tè, signora Remedios? Avete voglia di qualche cosa? No, grazie mille. Abbiamo mangiato un po' prima, volevamo arrivare qui puntuali. Allora va pure in cucina, Amalia. Adesso vi racconto tutto. La polizia oggi ha interrogato la signora Nora, però non c'è nessuna prova contro di lei, no. Certo, noi potremmo trovarne una, non so. Forse lei ricorda qualcosa. O ha una prova che... che possa dimostrare, come dire, insomma, che la signora Nora ha a che vedere con la scomparsa di Don Francisco. Ma io vorrei sapere se c'entra veramente Nora. Ma come ti possono venire questi dubbi, Paolino? Mi scusi, signora Remedios, ma mi sembra che non abbiamo altro in mano che dei sospetti. E io non voglio assolutamente accusare la signora Nora di aver fatto qualcosa... se non ne siamo completamente sicuri. Sì, però è molto sospetto il fatto che la signora Nora sia così tranquilla. Mentre noi, che amiamo davvero molto Don Francisco, ci stiamo preoccupando sul serio, non vi pare? E poi ci sono un po' troppe coincidenze, no? La sparizione di Don Francisco, lei che diventa responsabile di tutto il negozio. Non so, sembra quasi che fosse tutto premeditato. Sì, premeditato per farlo finire in rovina. È chiaro, signora Remedios. E poi io non capisco come sia possibile che di tutto il capitale di Don Francisco, di tutta la fortuna che aveva accumulato, non sia rimasto nemmeno un centesimo. Su questo sono d'accordo. E non dimenticare che la metà di tutto il patrimonio era di mia figlia. Certo, questo è vero. Però se noi non troviamo una prova che dimostri... che la signora Nora è colpevole della scomparsa di Don Francisco, che cosa facciamo? Il fatto è che abbiamo bisogno di una prova. Questo è il vero problema da affrontare. Un momento. Si ricorda di qualcosa? Certo, adesso mi ricordo un particolare, ma perché non me ne sono ricordata prima? E questa è una cosa che potrebbe incastrare Norita per sempre. Però, perdonami, Remedios, ma ne sei sicura? Assolutamente sicura. Tu continui ancora a pensare che Nora ti ami. Certo che mi ama. Certo che mi ama, per questo si interessa del negozio. È preoccupata per me, perché non ci sono altri uomini che hanno ucciso per amor suo. Io sono l'unico, sì, l'unico. Francesco, per favore, ma non ti rendi conto che se tu esci per strada, la polizia ti arresta? Se tu permetterai alla polizia di arrestarmi, io dirò che Nora ha ammazzato Soriano, o che è stata mia complice, o qualche cos'altro del genere. Così nemmeno lei resterà libera.
Ma Francisco, tu sei impazzito, devi farti ricoverare. Sono tuo amico, fidati di me, per favore. Io mi fido di te per tutto. Meno che per quanto riguarda Nora e il fatto di farmi ricoverare. Perché non ti fai ricoverare tu, eh? Perché non vi fate ricoverare tutti? Tu, la mia famiglia, i miei figli, mia madre, Paolina, Adolfo, Elvira, tutti voi che mi avete tradito. Non ti rendi conto che sono loro i veri pazzi? Io sono l'unico normale, l'unico. Sono l'unico innocente. La sola persona buona fra tutti voi. Dunque hai deciso di uscire? Non lo so. Vuoi cominciare di nuovo con l'interrogatorio? L'unica cosa che ho è che mi sento un po' male, tutto qui. Scusa, Miguel, se ti confessassi una cosa, tu non te la prendi. Che cosa vuoi dirmi? Non ti pare di aver già detto abbastanza? Sì, sì, ma c'è una cosa che devi sapere. Che cosa? Cosa hai fatto? Un paio di giorni fa ho parlato con Nora. Per questo lei è venuta qui. Come ti sei permesso di andare da lei? Vedevo che soffrivi, ho pensato che ti facesse piacere, Miguel. Non c'è niente di male. Cos'è successo? Cosa ha detto? Ma io... Cosa ha detto? Niente, niente, non ha detto niente. Lei è proprio uguale a te, non dà mai ascolto a nessuno, ecco. Beh, veramente un po' mi ha dato retta, è venuta qui, no? Però guarda che bel risultato. Allora vuoi dire che se non fosse stato per te, probabilmente lei non sarebbe venuta qui. Non mi avrebbe cercato e mia madre adesso non starebbe male. Ah, sì, certo. Ma se voi non foste stati sempre lì ad accusarvi, è colpa tua, no? È colpa tua. Se la smettevate di comportarvi da bambini. Ma a te cosa importa, Adrian? Non hai altro di cui occuparti? Qualcosa di più interessante? Perché vuoi intrometterti nella vita di Nora e nella mia? Ma come hai potuto farlo? Come ti sei permesso? Perché? Va bene, ho sbagliato. Scusate tanto, sì, ho sbagliato, perché né tu né lei meritate che io mi preoccupi per voi. Perché siete due testardi, due stupidi, due poveri ingenui. Ma sì, vai, sposati con Alina, così sarai infelice. E lei tornerà con suo marito e sarà infelice anche lei, che bello. Ma bravi, così almeno nessuno dei due avrà ceduto per primo chiedendo perdono all'altro e confessando il suo amore. Comunque stai tranquillo perché io non mi metterò mai più tra di voi. Ciao. Che cos'hai, Miguel? Eh? È successo qualcosa? No, no. Niente, niente. Bene, ti porto una grande notizia. Oggi ho parlato con il mio avvocato e mi ha detto che tra un mese finalmente il mio divorzio sarà definitivo. Che ne dici? Sei contento? Gladys! Gladys! Oh, Francisco! Che cos'è? Ma cosa ti succede, Francisco? Sto morendo, Gladys! Uccidi la mia nonna, Gladys! Uccidi. Francisco, ma cosa dici, Francisco? Tu stai farneticando! Chiama un'ambulanza, aspetta! No, l'ambulanza no! L'ambulanza no! No, non voglio morire in carcere! No! Devi ammazzare Nora! Uccidi Nora! Voglio che la mia Norita muoia con me. Molto bene, ne prenda una prima di ogni pasto, capito? Benissimo. E mi dica, sì. Giulio, non sarebbe meglio che ne prendesse due? Una prima di mangiare e una dopo mangiato? No, signora, una soltanto prima di ogni pasto, come le ho detto io, mi scusi. No, io ne voglio prendere una prima di mangiare e una dopo mangiato. Così guarisco presto, non ho tempo da perdere io. Che ne sa lui dei miei dolorini? Chissà chi gli ha dato la laurea a quello lì. Ma com'è possibile che la signora Remedios e Paolina dicano cose tanto gravi? Sì, dottore, è così. Sono arrivate a sostenere che la signora Nora avrebbe sequestrato il signor Francisco per impadronirsi del suo denaro, si figura. Non può essere. Hai sentito? Ma è davvero incredibile. Devo sistemare questa storia, Giulio. Adesso metterò le cose in chiaro, una volta per tutte.
Stia attenta, signora, perché loro dicono di avere delle prove. Le prove? Ma quali prove possono avere, Amalia? Non lo so. Hanno detto che c'è una lettera che lei ha scritto a Don Francisco prima di andarsene di casa. Mi scusi, signora, ma non ce l'ho fatta ad arrivare prima. Perché aveva tanta fretta di parlarmi? Ah, dottore, ho trovato una prova. Come una prova? Una prova di che? Del fatto che mio figlio non se n'è andato volontariamente, ma che dietro a tutta questa faccenda c'è un complotto per farlo sparire e derubarlo di tutta la sua fortuna. Ah, e chi sarebbe il colpevole? Mia nuora, la signora Norita e il suo amante. Questa è la lettera che ha lasciato prima di andarsene definitivamente da... In quella lettera Nora ha scritto chiaramente che lo lascia perché è innamorata di un altro uomo. Capito. E qual è il nome di quest'uomo? Miguel Ángel Soriano.